L'ospedale Papa Giovanni XXIII, il nostro ospedale di Bergamo, ha bisogno di un aiuto per l'aggiornamento tecnologico dell'acceleratore lineare per la terapia intraoperatoria che potrà aiutare a guarire tante donne malate di cancro al seno. Il cancro alla mammella, pensate, rappresenta il 28% dei casi di tumore che colpiscono le donne nella provincia di Bergamo, sono circa 820 all'anno. Noi abbiamo la fortuna di avere un ospedale, il Papa Giovanni XXIII, che è davvero un centro di eccellenza per la cura di questa patologia. Infatti il centro di senologia si fa carico ogni anno di 500 interventi chirurgici per sconfiggere i tumori maligni al seno. E pensate che il centro di radioterapia tratta poco meno di 400 donne con il tumore alla mammella. Ebbene, di queste 100 devono sottoporsi proprio a IORT, la radioterapia intraoperatoria. Il problema è che questa attrezzatura risale a 10 anni fa e dopo 10 anni di onorato lavoro ha bisogno di essere aggiornata. Ecco perché l'associazione Cancro Primo Aiuto, in collaborazione con l'associazione oncologica bergamasca e con l'associazione Cure Palliative di Bergamo, ha dato il via ad un progetto che prevede una grande raccolta fondi. Si tratta di raggiungere l'obiettivo di 500.000 euro. Questo serve per fare in modo che il nostro ospedale di Bergamo possa continuare a essere il primo ospedale pubblico per la cura del cancro al seno. E allora, da donna e da bergamasca, ve lo dico davvero col cuore, cercate di aiutarci in maniera tale da poter raggiungere questo obiettivo, perché tante donne possano guarire dal cancro al seno e possano continuare a sorridere.